Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Mancano 8-9 giorni all'inizio del campionato e siamo ancora senza attaccante. La cosa che mi fa arrabbiare è il nome che è saltato fuori ieri. Prima di iniziare mettete like al video, iscrivetevi al canale e scaricate l'app OneFootball. Trovate il link in descrizione, la migliore app per rimanere aggiornati sul calcio. Giroud. Giroud. Ok, ha vinto il mondiale. Però siamo passati da menzionare Cavani, Suarez, Dzeko, l'elite dei numeri 9, piano B, Giroud. Che a quanto pare è un accordo, secondo Di Marzio, con la Juve, è già di massima 4,5 milioni. La valutazione che dà il Chelsea al ragazzo è, ragazzo, insomma, sta iniziando ad essere pensionato, di 5 milioni. Ragazzi, siamo passati dal discutere di Suarez e del passaporto a Giroud. Ora, no, non lo voglio neanche come piano B, è troppo vecchio. È troppo vecchio Giroud. Ci sta una bella punta d'esperienza, una prima punta che abbia un certo passato e trascorso. Ma noi prendiamo due 34enni come punte, un'alternativa all'altra. Giroud, quando mi hanno detto Giroud, ragazzi, è stato come dirvi: dai, andiamo a mangiare da Cannavacciuolo nel 2 stelle Michelin. Oppure no, dai, sapete che c'è? Piano B, andiamo al McDonald's. Ho avuto la stessa identica situazione. Oppure no, andiamo in vacanza in Sardegna, nel mare della Sardegna, che è uno tra i più belli al mondo. No, no, andiamo a Rimini, è più bello il mare. Porco Giuda, oh. Non scherziamo, signori. Cioè, Giroud sarà pure un buon giocatore, un ottimo giocatore, ma non è quello che serve a noi. Assolutamente no. A noi serve una punta con l'istinto da killer. O associativa, ma associativa a livelli estremi. Dzeko è associativa. Poi Giroud. Dai ragazzi, anche il Chelsea stava pensando a come rimpiazzarlo miliardi di volte, ce lo dobbiamo pigliare noi. Lo scarto del Chelsea. Ora mi direte voi, eh sì, ma anche Suarez è del Barcellona. Sì, ma Suarez ha dei numeri dietro che può vantare, che può sbatterci in faccia. E quindi il suo valore è indiscutibile. Su Giroud, qualche discussione riguardo anche sul valore del giocatore possiamo anche avercela, signori miei. Perché con tutto il rispetto, ha vinto il mondiale, ha vinto un sacco di roba, per carità di Dio. Non sto qua a sminuire il talento e la forza di Giroud. Però c'è anche da dire che cioè, ha tirato 0 volte in porta durante quel mondiale. Cioè, io non so perché la Juventus stia facendo così, perché si stia comportando così col numero 9. Capisco che è una situazione complicata per via del Covid, che non c'è incasso, che non riusciamo a vendere una mazza, ma cerchiamo di imbastire delle trattative e cerchiamo di accorciare i tempi, perché se questa squadra non cambia e prendiamo solamente McKennie oltre Arthur e Kulusevski, io reputo questo mercato completamente insufficiente, perché non abbiamo delle punte, degli attaccanti. Il giorno che Ronaldo ti manda in merda e ti lascia 15 giorni senza di lui, chi hai? Chi hai? Non abbiamo nessuno, non abbiamo nessuno. Bisogna cagliarne da quel punto di vista. Bisogna concretizzare, bisogna solidificare quell'attacco là. Io ve l'avevo detto che questa era una mia preoccupazione, mi piaceva la via di indirizzo sul scegliere i giocatori giovani che abbiano voglia di correre, eccetera. Però ho anche delle perplessità legate al fatto che se aspettavamo le cessioni per acquistare, sarebbe stato il delirio, un casino. Perché la situazione economica finanziaria in cui stiamo non è sicuramente positiva, visto e considerato anche che bisogna mettere in previsione degli ammanchi di denaro importanti, tra cui tutti i profitti derivanti dallo stadio. Perché non si aprirà lo stadio, non c'è stata nessuna campagna abbonamenti. E la campagna abbonamenti dava alla Juventus un 40 milioni di liquidità immediata, eh? Immediata, perché poi la gente lì, come me, pagava l'abbonamento e il cash andava direttamente alla Juventus. Quindi quei soldi già li hai in meno. Con tutti i costi che hai avuto e i pochi introiti anche derivanti, ripeto, dalle partite, da tutte le cose, è un bel casino. Per carità di Dio, lo so che si stanno tutti i dirigenti barcamenando in una situazione complicatissima e che bisogna cedere e cercare liquidità dalle cessioni Però mi pare che arrivati a sto punto, visto e considerato che tutti siamo nella stessa barca e che nessuno vuole spendere e vuole cacciare i soldi per un calciatore. Sono pochi i casi in cui è stata fatta un'operazione in cui arriva la società, sbang, ti dà i soldi e si piglia il giocatore. Difficile.
A questo punto o vai di scambi, ma abbiamo visto che anche il mercato di scambi può essere logorante lunga come trattativa, perché vanno messi a posto diversi tasselli, abbiamo visto anche nella trattativa con Artur Pjanic, perché non è più una trattativa 2 ma diventa una trattativa 4 nello scambio, e quindi è un casino anche là. Però si può ragionare sui prestiti con diritti e obblighi di riscatto, vista e considerata la situazione. Se non riusciamo a tagliare i costi, tanto vale, signori, fare un mercato di prestiti. Tu lo pigli, levi a loro il buon, cioè tutto l'ingaggio, e con Suarez sarà diverso. Però prestito con diritto obbligo di riscatto, penso che sia una roba fattibile, penso che sia nell'immediato la cosa migliore, che non comporta alcun esborso esagerato, ma che in vista della prossima stagione poi la società può assumere tutte le prestazioni del giocatore o addirittura essere obbligata ad acquistarlo. Questo è, ci stiamo muovendo in un mercato molto difficile, per carità, però avere questo attacco qua 9 giorni prima dell'inizio del campionato è delitto per me. Ma piuttosto metti Olivieri, cioè Olivieri lo promuovi là, invece l'abbiamo venduto all'Empoli. Però, insomma, questo è il ragionamento. Abbiamo pensato a dei giocatori, stiamo andando su dei piani B che sono disastrosi. Prendete Kane in prestito piuttosto, anziché prendere Giroud. Lasciatelo là Giroud a marcire e a svernare lì in quel di Londra col Chelsea. Per carità divina, per carità. Ma 100 volte meglio Ciccio Caputo, cazzo. Veramente, io non riesco a capire. Ma poi, ripeto, passare da Suarez a Giroud, come andare veramente da Gardaland al Luna Park degli zingari sotto casa, cioè non sotto casa, però in periferia a Torino. Questo è disastro. Finora la punta è la trattativa più snervante, perché siamo in balia di un esame B1, i piani B fanno cacare. Piuttosto mi prendo Dzeko 1000 volte, ma Dzeko è un signore giocatore. Se non riusciamo a prenderci Suarez, andiamo su Dzeko e basta, cacciamo gli esordi e basta, finita. Però no, Giroud no, vi prego, cioè veramente vi scongiuro, Giroud no. Poi ho visto un articolo interessante oggi del Napolista, che è andato le patenti nautiche, anche Caglione quella dell'auto se non vado errato, così consegnata a casa senza aver sostenuto l'esame. A sto punto, scusate, chiediamo una mano per Suarez, diamogli il passaporto senza aver sostenuto l'esame e ci togliamo subito sto pensiero. Ragazzi, non vi nego che sono molto preoccupato. Fatto sta che non ci resta che aspettare. Giroud, io voto no, guardate anche i numeri delle scorse stagioni, no, 1000 volte meglio Ciccio Caputo, senza scherzi. Ciao, ci vediamo più tardi se ci sono novità o cose interessanti da dire. Un abbraccio, iscrivetevi, sempre fino alla fine, forza Juve.